da domani e fino al 16 dicembre il venerdì diventa animazione nelle principali piazze della città. Una sessantina tra artisti di strada, compagnie teatrali, corpi di ballo e musicisti si esibiranno nelle vie del centro per offrire ai cittadini una festosa atmosfera prenatalizia. Il progetto si intitola Zone a talento liberato e nasce dalla volontà dell'amministrazione di restituire vitalità al centro antico e migliorarne la vivibilità in concomitanza con la chiusura al traffico delle auto. È il seguito della mia ordinanza sugli artisti di strada. Zone significa l'intera città, partiamo dal centro storico per adesso, ma poi si estenderà in tutta la città, con i talenti, perché artisti di strada significa musicisti, spettacolo, cultura e arte, i talenti non sono solo quelli dei grandi teatri, liberato perché liberare la città dall'occupazione abusive come quelle per esempio di chi restringe gli spazi e liberarle invece alla popolazione, agli artisti, ai bambini, ai diversamente abili, agli uomini e alle donne, insomma una città più viva, più aperta, più vissuta e quindi più sicura. Organizzati dall'Associazione Culturale Visionaire in collaborazione con la Camera di Commercio, i 6 appuntamenti con gli artisti di strada si terranno nelle piazze dei Decumani e nelle aree commerciali di Via Toledo, Vomero, Corso Umberto, Via Duomo e Piazza Dante. Si parte domani in Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli e i Decumani Inferiori. La parata conclusiva invece prevista venerdì 16 dicembre nell'isola pedonale di Via Scarlatti. A sostegno dell'iniziativa il Centro Servizi per il Volontariato di Napoli, che organizzerà 3 autobus dalle periferie per portare in centro gruppi giovanili e associazioni. Partecipare dell'attività di strada degli artisti, così come nel centro storico, così come nell'altra parte della città, sarà un momento forte per dare vivibilità e serenità ai cittadini. Una maniera, uno, per rendere, come dire, più gradevole, diciamo, un territorio che ha necessità di essere animato. Che questo poi, come scelta d'inizio del periodo, coincida sostanzialmente con l'antivigilia delle celebrazioni natalizie, ci sembra ancora di più un'opportunità degna di essere sottolineata.